Nonostante i tanti segnali di crisi nei vari contesti del villaggio globale, la famiglia resta una scuola di umanità di cui si avverte fortemente il bisogno. La Relatio Post Disceptationem del cardinale Peter Erto ha tracciato un bilancio delle riflessioni dei padri sinodali, declinato secondo le diverse realtà continentali. Così, se nelle società africane vige ancora la pratica della poligamia, nei paesi in cui la religione cattolica è minoritaria, varie sfide sono lanciate dalla realtà dei matrimoni misti, mentre in altri contesti, non solo occidentali, si sta diffondendo la pratica della convivenza. Preoccupazione destano poi il numero crescente di divorzi, non di rado legato alla precarietà lavorativa, la condizione della donna, le migrazioni e i bambini troppo spesso oggetto di contesa tra i genitori. La questione della fragilità affettiva è di grande attualità. Una affettività narcisistica, instabile e mutevole, che non aiuta sempre i soggetti a raggiungere una maggiore maturità. In questo contesto, le coppie sono talvolta incerte, esitanti e faticano a trovare i modi per crescere. Anche il calo demografico non solo determina una situazione in cui l'avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza nell'avvenire. Di qui la sfida per la Chiesa, casa paterna e fiaccola in mezzo alla gente, di riaffermare l'indissolubilità dell'unione tra un uomo e una donna con un discernimento spirituale riguardo alle convivenze, ai matrimoni civili e ai divorziati risposati. Anche le situazioni dei divorziati risposati esigono un attento discernimento e un accompagnamento carico di rispetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati. Riguardo alla possibilità di accedere ai sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia, è stata presa in considerazione l'ipotesi di un cammino penitenziale sotto la responsabilità del vescovo diocesano, frutto di un discernimento attuato caso per caso secondo una legge di gradualità che tenga presente la distinzione tra stato di peccato, stato di grazia e circostanze attenuanti. Non è saggio, ha insistito il relatore generale dell'Assise, parlando anche della questione omosessuale, pensare a soluzioni uniche o ispirate alla logica del tutto o niente. Conforme allo sguardo misericordioso di Gesù, la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati dall'amore ferito e smarrito. Dopo l'intervento del proporato ungherese si è tenuta in sala stampa vaticana una conferenza durante la quale è stato annunciato il tema scelto da Papa Francesco per il 14° Sinodo Generale Ordinario dal 4 al 25 ottobre 2015, la vocazione e la missione della famiglia della Chiesa nel mondo contemporaneo. Tra i presenti anche Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto e segretario speciale dell'Assise. La logica vincente non è mai quella del tutto o niente, ma è quella della pazienza del divenire, dell'attenzione alle nuance, alle sfumature, alle diversità, alle complessità delle situazioni. Perché chi non usa questa logica rischia di giudicare le persone e non di capirle, di accompagnarle, di accoglierle. A me sembra che uno dei dati più belli di questo sinodo, che il Relatio Post Disceptationem ha recepito, è questo spirito di compagnia, di accompagnamento e di progressività, di maturazione, sul quale naturalmente c'è ancora da fare tanto. Quindi quello di oggi è solo un momento, una tappa,